Con il giro di campo di tutti i ragazzi della GS Avanguardia 1953 si sono conclusi i festeggiamenti dei 70 anni della società pistoiese, da sempre in prima linea per garantire lo sport per tutti. La società pistoiese, capitanata dal presidente Renzo Corsini, ha festeggiato con 3 serate di tornei calcistici, primissimi calci, primi calci, pulcini ed esordienti, e una festa finale nella sua storia, sede del campo Frascari di Pistoia. 2 serate presentate da Fausto Livi, ex giocatore della società. Una serata dedicata alle premiazioni dei tornei, con tanto di coppe alle squadre e medaglie ai ragazzi e bambini. E un gran finale con lo Stato Maggiore della Federazione Gioco Calcio, da Mangini ad Ambrosio, passando per Riccomini. Sono stati consegnati riconoscimenti agli allenatori e giocatori che hanno contribuito a fare la storia della società calcistica, dedicandosi ai bambini, come Rosario Feriola, Fabrizio Nappini e poi Tommaso Vannucci, che ha dato i primi calci al pallone proprio in questa società. Rosario Ferriola, c'è scritto qua, i ragazzi di Pistoia e di Centro Popoli Diversi ti ringraziano del tuo impegno 25 anni. Il premio a Fabrizio Nappini. Ritira e complimenti. E la segretaria del GS Avanguardia, Giovanna Commisto. Allora, passaggio di consegne ufficiale, se mi permettete, perché la stretta di mano sancisce il lavoro che ti ha lasciato in eredità, caro Lazzarini, e a te Giovanna naturalmente ancora i complimenti. Vannucci Piante ci ha aiutato il GS Avanguardia con le maglie di questa sera, con le medaglie che abbiamo e che stiamo consegnando ai nostri ragazzi. Io c'ero, c'è scritto qua, basta. Famiglia Vannucci è stata presente in diversi momenti storici anche del GS Avanguardia, non ultimo questo, ma l'ho fatto anche con un pezzo importante della famiglia all'interno del campo da gioco. Tommaso Vannucci! Allora, tu Tommaso hai giocato nel GS Avanguardia anni? Dai 5 fino agli 11, 10-11. E ti sei divertito, indubbiamente? No, sono cresciuto qua in questo campo e mi sono divertito veramente tanto, è veramente emozionante anche essere qui. Basta! A Tommaso Vannucci e la sua generosa famiglia in occasione dei 70 anni dell'Avanguardia. Tommaso, glielo diamo? Consegniamo stretta di mano con Lazzarini. Ma credo che nel suo sangue scorra proprio il calcio, insieme un po' di calcio, sì, calcio verde e arancione a questo punto. Grazie Vannino di essere qua. Grazie all'Avanguardia, grazie a Renzo che mi ricorda tanti bellissimi ricordi qui di questo campo dove io non ho giocato, però ha giocato Tommaso, poi abbiamo con Bartolini. Abbiamo fatto tantissimi tornei, quindi bellissimi ricordi. Beh, insomma, il ricordo di un campo di calcio, soprattutto per aver visto sudare un figlio quando... Perché poi ho chiesto, prima di cominciare, visto che c'era Tommaso, ho detto, ma com'è che giocava? Correva come un pazzo, è vero? No, Tommaso... E hanno detto così. Ma che correva? Lui si mette... Lui si metteva là davanti e ti facevo. Ah vabbè, era un opportunista, va bene. Bella questa cosa, un grande tuo padre, forte, un tifoso di quelli veri. È vero, ma era bravo, era un bel sinistro. Bene, intanto vado a leggere, perché la consegna ufficiale che stanno per farti mi dice che a Renzo Corsini, un uomo, un presidente, un amico, una guida, un prezioso sostegno per tutti noi bambini di ieri, oggi e domani. 70 anni di passione di un uomo vero nei suoi ideali e nelle sue idee, sempre al servizio dei più piccoli e dei più deboli, per un loro futuro migliore, sempre disponibile ad un consiglio per tutti noi come un nonno con i suoi nipoti. È difficile poter riassumere una storia così lunga e così intensa in poche parole. Il tuo esempio, la nostra migliore guida. Buon anniversario, grazie di tutto. Bravo Renzo! Una storia lunga 70 anni. Tanta roba. Sì, una storia lunga 70 anni, ma vissuta così è brevissima.
mi rifarei da capo se potessi, e lo farei con tutto l'animo e con tutta la passione possibile, perché vivere in mezzo ai ragazzi ci fa diventare, è scontato dirlo, ci fa sentire più giovani di quell'età che abbiamo. Io non mi ricordo mai dei danni che ho sulle spalle, perché vivendo insieme ai ragazzi mi pongo i loro problemi, i loro obiettivi, e li vivo insieme a loro come loro. Questa è stata la mia formula. Poi per l'Avanguardia, l'ho detto prima e lo ripeterò, è un'attività che è fatta in funzione di crescere gli uomini e le donne di domani, e ce n'è tanto bisogno. C'è tanto bisogno di vincere gli uomini che seminano odio, rancore, razzismo, perché mascherato da parole nuove, ma è questo il dramma. E la stupidità degli uomini non finisce mai di meravigliarsi. Come si fa a massacrare i bambini come fossero fuori d'allevamento, come succede oggi in tante zone del mondo? Viviamoci insieme un giorno e poi ci si rende conto di quale feroce bestialità l'umanità si veste in questo momento. Quindi gli insegnamenti di Gramsci prima, di Don Milani poi, e di Francesco Papa oggi, teniamoli cari. Ci hanno detto come si deve vivere e noi cerchiamo di vivere con la funzione di dare il meglio di noi. Quando chiuderemo la nostra vita, quello che abbiamo non conta più niente, quello che si è dato sì. Questa è la mia filosofia di vita. Una società che non insegna solo a giocare a calcio, ma trasmette i veri valori, quelli che contano davvero nella vita. Durante la serata i più piccoli hanno dedicato un momento alle letture per sottolineare l'importanza che ha per loro l'inclusività, che significa anche rispettare le persone di qualsiasi cultura e provenienza e colore della pelle. Ed è proprio questo che ha dimostrato da sempre la società pistoiese, un ambiente aperto proprio a tutti, dove le divisioni sociali e di cultura non esistano, dove un mondo pulito, come il pensiero dei bambini, vincerà sulle guerre e la pace trionferà. Adesso basta chiacchierare e andiamo a cominciare. Mi chiamo Ricciolino in omaggio ai miei capelli. I bambini del mondo sono tutti i miei fratelli, perché fra noi bambini non ci sono confini, chiari, scuri, neri o bianchi. Di giocare tutti insieme non siamo mai stanchi. Subito abbiamo giocato, chi se ne importa dove sono nato. Ho come te due orecchie perché ti possa ascoltare, una bocca, una voce per poterti parlare, uno sguardo, un sorriso sicuro e deciso, che donano luce al nostro viso. Nelle mie mani stringo forte le tue, mentre ti apro felice il mio cuore, in segno di pace per un mondo migliore. Gli aerei la guerra non falli alzare, così non potranno più bombardare. A mitra e fucili dalla febbre 90, così la loro canna mai più non canta. E i missili sciogliere come cioccolatini, e ne faremo palloni per noi bambini. Un gran finale emozionante, con il pubblico in tribuna e in campo, con gli accendini e fiamme al vento a simboleggiare la luce e il fuoco di una passione che non si spenge.